chi è venuto questa sera per trascorrere un paio d'ore in allegria, in serenità, e adesso si vede presentare sul palco un professore di matematica che ha tutta l'aria di fare una lezione, temo proprio che ci arrivi un po' di delusione. Ma rischiate, questa sera è la serata dell'azzardo, bisogna rischiare tutto. Parliamo di gioco d'azzardo e ecco, vedo che compare già una tabella che vorrebbe descrivere l'andamento del gioco in Italia. Ecco, si dice che siamo in crisi, le cassandre dicono questo, andiamo benone. Adesso almeno in qualche settore andiamo benone. Per esempio, vediamo qualche cifra. Nel 2003 l'Italia già spendeva 15 miliardi per il gioco d'azzardo. È una bella cifra, eh? Diviso 50 milioni, sono di più gli abitanti, ma supponiamo che i bambini non giochino, sono 300 euro a testa. Tutte le persone qui in sala, mediamente, spendono 300 euro a testa per il gioco d'azzardo. Ovviamente c'è qualcuno che non spende niente e c'è qualcuno che spenderà di più. Questi sono dati ufficiali. Il gioco d'azzardo funziona benissimo. E voi adesso proviamo a indovinare, andando avanti, andremo indietro o andremo avanti? Andiamo avanti, noi siamo bravissimi, anzi noi in Lombardia siamo ancora più bravi di tutti. La Lombardia è la regione che alimenta più di tutti questo mercato. Vediamo un po', nel 2004 già 25, quindi vuol dire che voi cominciate a spendere 500 euro all'anno per il gioco d'azzardo. 2005? 29, e andiamo avanti, 2006, 35, nel 2007, 42, vedete, qui, questo è un buon investimento, nel 2008, 43, comincia a fare un po' fatica, arriva la crisi, siamo proprio in piena crisi, adesso nel 2009, 54, no, ci siamo ripresi, 2010, 62, 2011, 80, caspita, qui si è fatto un acuto, nel 2012 andiamo un po' più spediti, 88, 2013, 2014, 2015, 88, 2016, 95, siamo al top. Quest'anno io il problema, quest'anno non sappiamo i dati se avranno a febbraio, ma secondo voi come finisce quest'anno? Quest'anno finisce a 100, quindi è un campo che proprio funziona benissimo ed è un campo che tutti custodiscono con molta gelosia, con molta attenzione, dicendo una cattiveria mi viene da dire a cominciare dai nostri politici, ai quali sicuramente non disturba il fatto che se riusciamo ad arrivare a 100 miliardi, nelle casse dello Stato entrano circa 20-25 miliardi. Che è una finanziaria. Quindi questa, unita al fumo e unita ad altre cose, sono un'entrata decisiva per il nostro paese. Poi, adesso, da qualche anno, sta prendendo piede un nuovo tipo di gioco, il gioco online. Molti non si espongono più alla visibilità, perché può sempre essere, che può sempre nuocere, ma giocano da casa. E gioco online siamo addirittura primi nel mondo. L'Italia è leader in queste cose, tutti si sono mobilitati, tutte le grosse industrie, perfino l'ENI ha cercato di entrare. Chi è entrato in questo gioco online? Per esempio le banche, perfino il povero Monte dei Paschi era nel gioco online, Banca Intesa. Tutte le banche più qualificate hanno un'agenzia che gestisce il gioco d'azzardo. Naturalmente non manca il nostro Berlusconi, che attraverso la Mondadori gestisce una società di gioco d'azzardo, e questo vale proprio, è interessante soprattutto riferito a Caldana. Sapete qualche anno fa chi ha tentato di entrare nel gioco d'azzardo, poi c'è stata una questione etica, sono usciti perfino le poste.
Quindi le poste in questo periodo storico chiudono gli uffici postali come quello di Cardano ed entrano nel gioco d'azzardo. Poi la cosa è rientrata perché c'è stato un po' un sussulto quando allora il direttore delle poste aveva tentato questa operazione. Comunque c'è da mangiare per tutti e ho dimenticato chi mangia più di tutti in questo settore. E come potete immaginare, la mafia. Si dice addirittura che la più grossa organizzazione di gioco online è gestita da un carcerato. Meglio non fare i nomi. E la mafia, dove ci sono soldi, arriva. E la mafia è, credo, la principale protagonista di queste cose. Tra l'altro questi sono dati ufficiali. Poi c'è tutto il gioco in nero. C'è tutto il gioco in nero che non fa parte di questo 100 miliardi. Quindi, come vedete, è un mercato che tira oltre ogni limite, oltre ogni immaginazione, perché, attenzione, 100 miliardi diviso 50 milioni di abitanti vuol dire che ciascuno in sala ora non spende più 250 o 300 euro, come ho detto all'inizio, ma ne spende 2.000. Ciascuno di voi gioca 2.000 euro d'azzardo di media, quindi se qualcuno di voi in sala dice io non ho mai giocato una lira, ci sarà qualcuno che ne ha giocate 4.000. E questo, i giochi ovviamente sono tanti. Attenzione, io non voglio avere la presunzione di venire a dirvi non giocate, qui non ci sono bambini, siete tutti molto più esperti di me in tutti i settori, però adesso tento di fare un'operazione che è quella di rendervi consapevoli, ossia uno vuol giocare, può giocare, grande, vaccinato e tutto, deve sapere con che regole gioca. E allora ho cercato, io parlerò poco, parlerò ancora una decina di minuti, ho cercato di riassumere quelli che sono i giochi più importanti, cercando di spiegarvi fino a che punto, fra virgolette, vi rubano i soldi. Ecco, per fare questo mi piacerebbe fare un piccolo esempio, un po' banale, un po' infantile, ma tra l'altro io vorrei tentare di non utilizzare la matematica, perché altrimenti appesantisco la discussione. Proviamo a vedere, è Natale, in tutte le case magari no, c'è l'abitudine della tombola. Allora, simuliamo una tombola di Natale, e in tutte le case, magari in tutte le case no, c'è una zia di Benegono che è appassionata della tombola e che si casa, a organizzarla. Facciamo finta che questa zia sia riuscita a raccogliere 50 euro fra tutte le persone presenti. Naturalmente adesso li metterà in palio, quindi la vincita sarà di 50 euro e quindi la zia non guadagna niente, tutti i soldi li ha messi in palio. Quello che si chiama, che è un termine che utilizzerò anche fra poco, il guadagno del banco. Il guadagno del banco è zero. La zia non guadagna niente e in percentuale ovviamente è 0%, giusto? Però la zia comincia a dire 50 euro le ho raccolte, ma quasi quasi 10 euro li mettiamo via, con quel che è costata l'oca, con quel che... no, cosa si mangia a Natale, no? Veramente non lo so. Con quel che è costato il pranzo di Natale, mettiamo via 10 euro, almeno quello, per ripagare un po' la cosa. Quindi il banco a questo punto guadagna 10 euro, se l'è messo da parte, e mette in palio 40 euro, giusto? Mette in palio 40 euro, quindi il banco si è guadagnato il 20%. Insomma, voi quando giocate, sapete che giocate ad una tombola dove non ci sono in palio tutti i soldi che sono stati offerti. È un gioco che sicuramente a questo punto uno può già definire svantaggioso. Vediamo un po' ancora. 50 euro di raccolta? La zia dice no, non sai cosa costa oggi fare da mangiare. Mettiamone via almeno la metà. La metà vuol dire che il guadagno del banco è quanto, ditelo voi? 25. E quindi in percentuale si è preso il 50%. Io qui incomincio a chiedere, ma voi giochereste volentieri a una tombola dove sapete
che la zia si è messa in tasca la metà dei premi, capite anche voi che va bene Natale, dobbiamo essere tutti buoni, dobbiamo essere anche un po' ipocriti, se si può dire, però giocare a queste condizioni non è sicuramente vantaggioso. Andiamo ancora oltre, 50 euro sono stati raccolti dalla zia, metti in palio 5 euro, ma dico questa ci prendi, li prendi in giro, metti in palio 5 euro, voi giochereste, mai più, il guadagno del banco sarebbe 45, in percentuale il 90%, sarebbe un gioco veramente da sprovveduti andare a giocare in questo modo, no? Fra poco vi dico che c'è un gioco in Italia a queste condizioni e molti ci giocano. Comunque, questo esempio è servito per fare in modo che io possa usare il termine guadagno del banco con chiarezza, cioè quanto si è trattenuto, il banco sarà quasi sempre lo Stato, oppure i gestori di slot machine, ma spero sia chiaro il concetto di guadagno del banco. Adesso proviamo a vedere gioco per gioco, quelli più classici, quelli più diffusi. Non ho inserito la lotteria di Capodanno o cose di questo tipo, che peraltro mi piace raccontare in modo diverso, perché lo vediamo dopo. Proviamo a indovinare quant'è il guadagno del banco per ciascun gioco, cioè quanto si intasca l'ente che divulga questo gioco in modo dichiarandolo peraltro. Le slot machine è il gioco forse tra i più diffusi, è quello che purtroppo mette più in crisi le famiglie talvolta, e il guadagno del banco lo slot machine non è altissimo. Comunque il gioco magari si ripete, no? Quando uno va a giocare al slot machine non fa una partita e poi va via, ne fa più di una, per cui anche se il guadagno non è molto importante è un gioco che fa male. Dal 16 al 24%, si potrebbe dire dal 15%, perché le slot machine di ultima generazione prendono mediamente il 15%, anzi per legge dovrebbero prendere solo il 15%. Poi di fatto, perché ho detto 16%, non è mai il 15%, perché qui però rischio di dilungarmi, ci sono dei trucchi per aggirare le slot machine. Ossia, il gestore molto spesso, attraverso degli strumenti informatici, riesce a capire quando la slot machine paga e dicono che ne approfitti, mandando magari persone che aspettano il momento buono per giocare e quindi sottraggono soldi agli altri. Quindi, comunque, dal 16 al 24 è anche una cosa abbastanza contenuta. Il gratta e vinci. E dipende dal tipo, c'è il miliardario che furoreggia, ma ci sono tanti altri gratta e vinci, e il guadagno del banco è dal 20 al 40. Poi andiamo avanti, la roulette è un affare, il 2,6. Se uno si chiude in un casinò, a parte che spesso il casinò vi fa pagare 50 euro per entrare, ma si chiude in un casinò e gioca sul rosso sul nero, alla fine, poi spiegherò cosa significa questo 2,7 dal punto di vista matematico, ma se ci gioca un anno intero, se rimane chiuso nel casinò un anno intero, lui sa con certezza matematica, non c'entra più la fortuna, che perderà il 2,7%. Lambo molto giocato al lotto, ha un guadagno del banco del 40%. Questo mi dispiace un po' di più, perché spesso il lotto è il gioco degli anziani, il gioco delle persone a Napoli sognano San Gennaro, sognano il marito che gli fornisce i numeri e tutte queste belle cose, e purtroppo questo penalizza tantissimo. Poi il terno, 64, pensate, giocate in terno, giocate con un guadagno del banco del 64. Ma soprattutto la cinquina, pensate, 80.
87%. È paragonabile alla tombola quando la zia sottrae 45 euro e ne mette in palio 5. Quando uno gioca all'otto la cinquina, è come se giocasse a tombola con quella zia furbetta. Infine, il super enalotto ha un guadagno del banco del 65%. Il super enalotto è nel mondo dei sogni, cioè il super enalotto ha una fare 6 al super enalotto, c'è una probabilità, ascoltate bene, provate a concentrarvi, ogni 622.614 613 volte, 622.614 630, una cosa inverosimile. Siccome questi numeri spesso non dicono niente, e siccome viene spesso l'obiezione, ma quello l'ha vinto, perché questa è l'obiezione che quando si sente, ma quello l'ha vinto, allora tu vieni qui a dirmi 612 milioni, 622 milioni, ma quello l'ha vinto, provate a immaginare che per vincere la probabilità che Matteo Renzi muoia, mi dispiace di questa parola, muoia in un incidente d'auto è 1 su 20.000. La probabilità che Matteo Renzi, poveretto, muoia in un incidente d'auto, in un incidente aereo, è 1 su 100.000, scusate. La probabilità che io faccia un numero a caso e mi risponda senza sapere niente e mi risponda Buffon è 1 su 10 milioni. La probabilità di fare 6 al 8 è 1 su 622 milioni. Se Garibaldi avesse giocato al Super Enalotto sempre, per tutta la sua vita, fino a oggi, e fosse in vita oggi, avrebbe una probabilità su 20.000 di vincere. 20.000 è la somma degli abitanti di Gavirate, Copio, Gemonio, Arzio. Quindi è un'utopia. Ora, se uno compra un biglietto al Super Enalotto o un biglietto alla lotteria, compra un sogno. E allora, ha ragione, un sogno non ha prezzo. Forse ho comprato anch'io nella mia vita una volta, mi ricordo, un biglietto della lotteria di Capodanno. Ho comprato un sogno, ho speso non so quanto, ma allora sarà stato ancora di dire. E quindi va bene. Ma se uno gioca metodicamente, e qui è il concetto fondamentale, se uno gioca metodicamente, cioè sempre, qui la matematica supera anche la fortuna e vi dice il risultato. Ossia, prendiamo il super enalotto, che è l'ultimo di cui ho parlato. Se uno gioca 5 volte all'anno il super enalotto, io non sono apposta la giocata al super enalotto, ma perderà quei soldi a comprare 5 soldi, diciamo in questo modo. Ma se uno gioca metodicamente per 10 anni, almeno 1000 volte al super enalotto, è sicuro, non c'entra la fortuna. La matematica ti dice che se tu una cosa non la fai 4-5 volte, ma la fai 1000 volte, 2000, 3000, sei sicuro di perdere il 65%, il 20%. Chi gioca sempre alle macchinette non si rovina, diciamo, perde in un anno dal 16 al 24%. Questo lo garantisce la matematica, che va oltre la fortuna, no? Il gestore delle macchinette non è per niente preoccupato. Siccome le giocate sono tante, lui sa che a fine del mese percepisce una cifra dal 16 al 24. Perché per una legge che si chiama dei grandi numeri, che è un pochino più difficile da esporre. E poi c'è il famoso Gratta e Vinci, e qui forse qualcuno, anche in sala, avrà sicuramente preso il Gratta e Vinci. E anche per non staccare, perché adesso non l'avrei quasi finito, vi faccio vedere un mini filmato, così sentite un'altra voce e magari vi risulta meno pesante. Che te ne ha giocato i Gratta e Vinci?
180, 240. I più economici costano 1 euro e sono alti 5 cm. I più costosi invece ne costano 20 e sono alti 25 cm. Più spendiamo e più lo vogliamo ganare. Andiamo a comprarlo un miliardario, uno dei gattelucci più venduti in Italia. Costa 5 euro. Sullo vetro c'è la lista dei premi in palio, da 5 a 500 mila euro. Ma non ci sono informazioni sulla probabilità di vincita. Invece, sul sito agenziadoganemonopoli.gov.it, Monopoli, giochi, lotterie istantanee, elenco lotterie attive, nuovo miliardario, si scopre che di premi da 500.000 euro ce ne sono 27. Sì, ma ogni 142.560.000 biglietti stampati. Se ne mettessimo tutti uno dietro l'altro, formerebbe una fila lunga circa 21.500 km, che è la distanza che c'è dal nostro ufficio a Torino fino a Capo Nord, e poi giù attraverso Spagna, Algeria, Congo, fino a Città del Capo. Un viaggio di oltre un mese. A un certo punto ci fermiamo, magari nel mezzo del deserto del Sahara, apriamo la portiera e raccogliamo un biglietto dalla fila che abbiamo accanto a noi. Ecco, questo equivale a comprare un miliardario. Difficile che sia uno di quei 27. Eppure qualcuno che vince c'è. Ma è ovvio, se pensate a quanti ne vengono venduti ogni secondo. Ma nel lungo periodo non c'è scampo, gli incassi dei premi non compensano le spese e il giocatore medio perde al ritmo di 1,40 euro per ogni biglietto acquistato. Ma noi giochiamo lo stesso, perché? Nel 1997, in una relazione alla Camera dei Deputati sull'andamento dei gratterici, il ministro delle Finanze Visco si dichiara soddisfatto degli ottimi incassi ottenuti per lo Stato e fa una lista dei punti di forza di questo gioco su cui investire negli anni successivi. L'intimità è uno di questi. Il giocatore è sicuramente convinto di essere il protagonista esclusivo del gioco in quanto viene a conoscenza dell'esito della giocata escludendo qualsiasi intervento di altri soggetti. Nello stesso documento il ministro aggiunge che, in base ai messaggi pubblicitari, il giocatore ha acquisito la consapevolezza di avere un'elevata probabilità di vincita. Ti piace vincere facile? Ma non solo. Italiani vincenti, attaccati sulle vetrine delle ricevitorie, le notizie dei giornali e dei telegiornali, hanno lo stesso effetto, perché danno visibilità ai pochissimi che vincono e ci impediscono di vedere i milioni che perdono. Poi ci sono le piccole vincite. Il primo degli elementi fondamentali per garantire il successo dei grattevinci, recita il documento, è proprio l'elevato numero di premi, ancorché di basso importo. Infatti, ogni 4 grattevinci in miliardario, uno è vincente. Ma quando vinco 8 volte su 10, vinco il prezzo del biglietto o il doppio. Soldi che facilmente reinvesto subito in un'altra giocata. Oltre a questo ci sono le quasi vincite. Quando manchiamo un bersaglio per un soffio, proviamo una sensazione di frustrazione che ci fa venire voglia di ritentare subito. Come in questo biglietto, in cui avrei vinto 500.000 euro se solo avessi trovato un 33, e guarda caso ho trovato proprio un 31 e un 32. Intimità, illusione della vincita, piccole vincite e quasi vincite. Questi sono alcuni degli aspetti che aumentano la nostra voglia di comprare altri grattevinci. Per chi organizza il gioco sono punti di forza su cui investire, per chi gioca sono trappole da evitare. Ecco, e poi per finire una perla dal punto di vista matematico e della psicologia. Un gioco inventato in maniera diabolica e molto utilizzato nelle sale gioco. Spero che pochi di voi lo conoscano, perché se hanno giocato non ci hanno certo guadagnato. Eppure adesso, mentre ve lo racconto, rimarrete stupiti. Si chiama Win for Life. Si tratta di indovinare 10, la faccio breve perché ho esaurito il tempo a mia disposizione, ma è un gioco dove bisogna indovinare 10 numeri su 20. Vi danno 20 numeri, dovete segnarne 10 e se indovinate 10 numeri e un numero ulteriore che viene chiamato numerone che è sulla scheda, vi danno per 20 anni 3.000 euro al mese. Come fa a non essere allettante un gioco così? Adesso, udite, quando si vince? Si vince se si indovina 10 numeri più numeroni. Si vince se si indovina un numero. Si vince se si indovinano due numeri.
Si vince se si indovinano tre numeri, cioè dei 10 che avete scelto, basta che tre siano compresi nei 10 estratti e avete vinto. Si vince se si indovinano 4 numeri. Si vince se si indovinano 7 numeri. Si vince se si indovinano 8 numeri, 9 numeri o 10 numeri. O se non si indovina nessuno. I casi sono 11, i casi favorevoli sono 8. Ditemi voi come si fa a perdere. Sembra impossibile. Il guadagno del banco in questo gioco è più del 50%. È diabolico. Innanzitutto perché è costruito in modo tale da sfruttare, se mi posso permettere un po', l'ignoranza matematica di chi gioca, perché i numeri che escono più frequentemente, cioè è più frequente indovinare 5 numeri, 4 numeri o 6 numeri. Diciamo che su 100 volte mediamente si indovinano 4 numeri, 5 numeri o 6 numeri nell'82% dei casi. Se ne indovinate 3 o 6, 4 o 7, vi ridanno quello che avete speso. Voi avete vinto, come ha detto prima quel signore, avete vinto la stessa cifra. Ecco, e quindi, come ha detto prima quel signore, la rigiocate di sicuro. Ma è un gioco studiato proprio in modo diabolico, perché anch'io, che dovrei conoscere un po' di calcolo delle probabilità, resto ogni volta stupito di come mi inganni. Sembra impossibile perdere. Adesso se qualcuno si alza e va via, io devo pensare che sia andato a comprare un gratta e vinci, perché sembra, appena sentita, sembra impossibile perdere. Ah, un guadagno del banco, vi ricordate cos'è il guadagno del banco? Del superiore al 50%. Va bene, ripeto, non voglio, spero di non aver offeso nessuno dicendo che parrebbe sconveniente giocare. Il mio intento era di rendervi consapevoli, poi naturalmente chi può giocare non deve chiedere permesso a me. Ricordate la regola fondamentale, che è quella che se giocate una volta, due volte, tre volte, quattro volte, sfidate la fortuna. Fate un gioco non equo, come si dice, ma comunque se siete fortunati potete anche vincere. Se invece giocate sempre, la matematica vi dice con certezza quanto perdete. Quelle percentuali che ho segnalato prima con il guadagno del banco sono esattamente la percentuale che perdete. Se il numero di giocate supera il 1000, incomincia a essere molto molto attendibile. E infine, ultimissima cosa, vorrei cautelarvi da un errore clamoroso, un errore che tutti noi commettiamo. Io mi ricordo che quando anche spiegavo a scuola questa cosa, gli studenti dicevano che non era vero. Ossia che un numero, dopo che è uscito tante volte, prendiamo il test e croce, se io lancio una monetina, esce 10 volte testa, sempre testa, 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 testa. Qual è la probabilità che cioè nell'undicesimo lancio è più probabile che esca testa o che esca croce? È uguale. Mentre è diffuso l'errore, l'opinione che sia più probabile che esca croce. Ed è la stessa ragione per cui si punta tanti soldi, anche qui si paga un po'. Una parolaccia, ma si paga l'ignoranza, tra virgolette, di non conoscere queste cose, quando si insiste nel puntare sul numero ritardatario. Il numero ritardatario ha la stessa probabilità degli altri numeri, eppure i numeri ritardatari hanno fatto saltare le finanze in molte famiglie. Vi saluto, mi scuso se vi ho stancato, adesso finalmente potete divertirvi.